Bonaventura Bigoni è l'organizzatore e l'ideatore di questo raduno. Com'è nata questa iniziativa? Ormai 14 anni fa, se non sbaglio. Sì, esatto. Abbiamo iniziato 14 anni fa con un motoclub Alto Serio di Radesio e poi piano piano siamo andati avanti. Per passione? Sì, passione c'è sempre. Poi è aumentata, la gente è aumentata. Da dove vengono i partecipanti? Ma di tutta la Lombardia. Mi viene parecchi da Vietegrasso, Cerusco sul Naviglio, tutta la Lombardia, da Brescia, dal Val Camonica. Tutta gente che incontrate magari anche in altri raduni. In altri raduni poi ci scambiamo due parole e ecco che arrivano anche ad Artesio. Lei è qui oggi con una sua moto, ce ne vuole parlare? Sono qui con una mia moto, una Sport 15 del 35. Questa va molto bene, è un po' impegnativa perché col cambio a mano e così è molto impegnativa, però ci ho preso la mano e adesso vado bene. Da quanti anni là? Da 13 anni che ce l'ho. Come l'ha trovata? Sì, come portata a casa, ci ho fatto subito il motore e poi è sempre andata bene. Ha bisogno di tanta manutenzione? No, olio e basta, olio e benzina basta. Fabio Rota è uno dei partecipanti a questo raduno. Con che moto è venuto in Alta Val Seriana? Con una BSA modello S1930. Penso sia la più vecchia partecipante a questa manifestazione. Dunque questa moto è in stato di conservazione, come la si può notare. È un modello che era in dotazione ai policemen inglesi in quegli anni ed era una delle moto più veloci e raffinate del periodo di questa marca. La BSA è una storica marca motociclistica inglese, nata ai primi del Novecento come motociclette, però la fabbrica esisteva già perché produceva armi, piccole armi, infatti Birmingham Small Arms significa BSA, e anche dallo stemma si può riconoscere, sono rappresentati tre fucili appunto per questo motivo. Questa moto ha anche una storia particolare. Sì, questa moto ha una storia particolare che dunque è stata abbandonata in dogana svizzera per un lungo periodo fin quando che è stata messa all'asta. E così dalla storia che mi hanno raccontato, apparteneva ad un professore botanico che saliva su per le montagne, che di notte infatti montava un faro enorme davanti, probabilmente aveva bisogno di vederci, e poi un bel momento è stata abbandonata ed è rimasta lì finché, stufi di averla, l'hanno messa all'asta ed è stata acquistata da un personaggio di Como che poi l'ha rivenduta al nostro ex presidente del club Moto Veteran Club Bergamo, che poi lui è diventato anziano, l'ha ceduta a me. Al raduno di moto d'epoca c'è anche Fabrizio Zucchelli, presidente di Vivi Ardesio, con il suo sidecar. Ci racconti la storia di questa moto? Ma è una moto che ho da una quarantina d'anni, a dire la verità. È una passione che non ho avuto modo di coltivare da giovane perché non avevo la moto, sono passato dalla bici da corsa all'automobile. Invece poi, insomma, negli anni 70 avevo comprato un Fantic da Trial, un Fantic 200, che è una moto molto bella, ma però a me poi alla fine dispiaceva andare in giro in montagna con una moto sui sentieri. E allora ho trovato una combinazione un po' strana mi sono fermato a un distributore a Vertova per far benzina. Io avevo il Fantic, l'altro signore arriva con il sidecar per fare benzina. E, insomma, com'è stata? Il giorno dopo siamo andati dal notaio, abbiamo firmato, io sono tornato a casa ad Ardesio con il sidecar e l'altro signore è andato col mio Fantic. Ecco, questa è la storia proprio brevissima, e quindi adesso ce l'ho da una quarantina d'anni, ma la uso, insomma, fare qualche giretto d'estate con i figli.